Newsline. Filo diretto con l'informazione. È stato raggiunto da 3 proiettili di pistola fra l'addome e il torace il 43enne barista di Barletta Giuseppe Tuputi, ucciso la sera dell'11 aprile, mentre era dietro il bancone del suo bar al culmine di una lite con il suo presunto assassino, il 32enne sorvegliato speciale Pasquale Rutigliano, e quanto emerso dalle prime indagini sul cadavere compiute dal medico legale Sara Sablone, che eseguirà l'autopsia proprio a Bari, intanto in occasione della celebrazione dei funerali previsti alle 16 di martedì prossimo nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, a un isolato dalla caffetteria di Tuputi, il commissario straordinario del comune di Barletta, Francesco Alecci, ha disposto il lutto cittadino. Ammontano a 10 milioni di euro i fondi del PNRR che il Ministero dei Beni Culturali ha assegnato alla Regione Basilicata per sostenere progetti di recupero e valorizzazione di edifici storici rurali, di elementi della cultura, religiosità, tradizione locale, manutenzione dei paesaggi rurali. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'ambiente Cosimo Latronico. I fondi saranno assegnati sulla base dell'adesione a un avviso pubblico che la giunta regionale ha approvato nella seduta del 14 aprile per l'attuazione dell'investimento 2.2 del PNRR, protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. L'avviso, ha spiegato l'ufficio stampa della giunta, è rivolto a soggetti privati e del terzo settore, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale. Latronico ha definito questo investimento una preziosa opportunità per implementare buone pratiche di attenzione e fruizione del territorio rurale, uno scenario centrale nella costruzione del piano paesaggistico regionale in quanto depositario di storia, di valori e di cultura identitaria della Basilicata. Per questo, ha concluso l'assessore, si auspica che ci sia ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati. Ritrovato al largo delle acque di Monopoli un cadavere da un diportista. L'uomo, avendo notato il corpo galleggiare in località Pantano, ha subito allertato i militari della Guardia Costiera. La Capitaneria di Porto ha già provveduto a riportare sulla terraferma la salma per procedere con l'ispezione. L'uomo non ha alcun documento per quanto fosse vestito. Si cerca tra le liste degli scomparsi da almeno 10 giorni, in quanto, secondo gli inquirenti, il cadavere sarebbe in mare già da diverso tempo. Si dovrebbe trattare, secondo una prima sommaria ricostruzione, di un uomo, probabilmente un anziano. Ignote le cause del decesso. Nell'ambito degli interventi previsti per il gasdotto Transadriatic Pipeline TAP, che dall'Azerbaigian porta metano in Italia, è in corso l'installazione di barriere per impedire la pesca a strascico a largo della costa di San Foca Marina di Melendugno, in provincia di Lecce, nei pressi del punto di approdo del microtunnel. I lavori, eseguiti dalla Nex Geosolution Europe, termineranno il 31 maggio. L'intervento è autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Per impedire eventuali azioni degli attivisti no TAP, la Questura di Lecce ha intensificato i controlli. I conduttori di mezzi di trasporto privati del settore turistico hanno protestato a Matera davanti alla sede del Comune contro la decisione dell'amministrazione che apporta modifiche alla disciplina di accesso e circolazione veicolare in località Murgia Timone, nel parco della Murgia Materana. Le imprese ritengono l'ordinanza eccessivamente restrittiva e fortemente condizionante della propria capacità di eseguire i servizi per e da Murgia Timone alla vigilia del Ponte Pasquale, dopo le penalizzazioni legate a 2 anni di pandemia Covid. I titolari di bus, taxi e altri veicoli adibiti al trasporto turistico hanno ribadito, nel corso di un incontro con l'assessore alla mobilità urbana Michelangelo Ferrara e con il comandante dei vigili urbani Paolo Milillo, che l'ordinanza provocherà sia una inevitabile scarsa offerta di servizi, sia un danno economico non di poco conto per le stesse imprese. Ferrara e Melillo hanno ribadito il ruolo sperimentale del provvedimento e che saranno adottati gli eventuali correttivi a conclusione del periodo previsto. Newsline, filo diretto con l'informazione.